Amici italiani, go voglia di tirare un porco. Can straporco. Gavemo i nostri amici vigili del fuoco, volontari, guardia di finanza, carabinieri, chi più neanche si stanno facendo un mazzo tanto per salvare sti pori cristiani sotto la neve. I scava addirittura con le mani e sti merde dei politici i vuol prendersi i meriti per coprire tutte quante le inefficienze e i disastri che ha combinato. Ma ve rendio conto, 12 ore dopo è partito i soccorsi e addirittura stile prima guerra mondiale con le pelli di foca a piè quando siamo nel 2017, porca mosca, togli tutti gli elicotteri Apache, vai in Trentino a torre un po' che dei motoslitte e con le motoslitte va su a raggiungere sto benedetto albergo. La neve già dita da non so quanto tempo che l'arriva, ne ancora pronti a sapere che serve dei spalaneve, con le comite che addirittura gli se mettiamo a ridere senza benzina durante a fare il soccorso. Ma che cazzo si odio fare? Sprotezione incivile. Ma dove siamo arrivati? Che addirittura quando chiama il popolo a chiamare aiuto in prefettura e viene deriso. Ma chi era sto putaniere o sta mignota che se permette di non prendere in allarme il grido d'aiuto che viene dato da uno del popolo? Perché lì si abitua che telefona i ministri, i sottosegretari e allora essendo abituati a sti gradi corri subito a rispondere, no? Ma se telefono uno di noi altri e disperà, me ne sbatti i coglioni. Can straporco, vedemo quanti riusciranno sti eroi a salvare, ma quelle che sono le vittime. Gliela vi sul groppon e sappiate che noi italiani ce ne ricorderemo. È inutile che tirai in là con le elezioni, perché alle prossime votazioni ce ne ricorderemo. Gavio capio e ve giunga il mestra maledetto straporco. E a quei de Parigi lì c'ha lì e dobiga poco da fare tante semenie con quelle vignette là. Fate schifo e fate cagare. Forza, amici eroi che siete lì a spalare, abbiamo solo fiducia in voi e dateci qualche altra soddisfazione. Coraggio, gavi la medaglia d'oro del popolo.